Vanini è morto come Socrate, come Seneca, come Giordano Bruno. È morto da filosofo. Allegramente. Giulio Cesare, il solo fra gli uomini che io possa chiamare fratello. Ascoltami, se sei in Italia, stai lontano da Roma. E se resti in Francia, Parigi è il posto per te, o anche Lione, ma non andare mai a Tolosa. Lì muore chi non puzza d'incenso. Perfettamente sconosciuti, vengono aiutati a fuggire dall'Italia dall'ambasciatore inglese a Venezia e una volta giunti in Inghilterra vengono accolti dall'arcivescovo di Canterbury. And upon this reason, because in questions of controversy they were granted perfectly. L'ambasciatore spagnolo Diego Farmiento di Acuña. Vossignoria, dame la grazia para darle un mensaje muy positivo de mi parte. Vossignoria, mi dia la grazia di dare un messaggio. Venga a trovarmi l'altro giorno con un lungo discorso fatto di lamentele per la mancanza di denari. E perché dice che talvolta... A vostro carico pesano delle accuse gravissime. Parecchie persone onorevoli e rispettabili vi accusano tramite deposizione segreta di ateismo. La corte ha dichiarato e dichiara il suddetto Vanini colpevole e convinto dei crimini di ateismo, bestemmia ed impietà ed altri eccessi risultanti dal processo. Tu credi in Dio?